Ci stai? Sì, una cosa con gli occhi. Tenente. Ciao, tenente. Con gli occhi, però, Grazie, grazie. Ma con gli occhi io comunque. Hai detto, no? Vabbè, comunque. Ragazzi, sono tornato in live su GTA 5. Benvenuti tutti. Oggi Accademia parte 2. Ma per il funerale da Dona Prozzi, come funziona? Stasera. Allora, 305. E inizio con gli occhi viola, È un brombolo, cazzo. Che c'è? Che rottura di coglioni, che sei? Eh beh, ma perché l'Accademia la voglio fare il... Non so bestemmiare. Ragazzi. Tony, anch'io in casa, Tony. Posso venire anch'io in casa all'Accademia, Tony? Adesso vediamo. Comunque, ragazzi, sono qua, oggi Accademia. Andiamo a fare l'Accademia? Alla 403 l'Accademia, vedi com'è? Dove? Alla 403 ci ritroviamo con i cadetti e partiamo da lì per andare al punto dove facciamo l'Accademia. Meno male, un po' di riso e patate. No, alla 403, sì. Allora, signori di occhi viola, mo accendo le sirene perché se buttiamo qualcuno sotto, sarà in emergenza, quindi non ci possono denunciare. Perfetto, perfetto. Prima lezione dell'Accademia. Accademia quella sotto palo. Contromano, vai. Ma, sì, vai in contromano. Vabbè, tanto si sa, quindi non mi interessa. Ho cacciato una persona dall'investigativa, Perfetto, chi? Chi? Ricci. Ah, ok. Tanto non sapevo un cazzo e... Quindi, vabbè, l'investigativa si sa che c'è, che esiste, quindi... No, non si sa. No, no, lo sa che c'è, ma si sa che esiste. Sì, vabbè, sì. Ah, sì, si sa che... vabbè, mezzogiorno mi ha presentato là, quindi... Ah, detto che mi ha chiamato Banner. Pronto, Banner? Sergente Banner di fiocco? Oh, sono in viaggio, stanno arrivando. Dove io, sta? Coca dove e un altro. Sei di 403 tu, Banner? Sì, sono qua, sono già un bel po' di persone. Perfetto, arrivo. Ma tu, se faccio così, cosa senti? Niente. Dove sta? Perfetto. Vabbè, ti aspettiamo, siamo lì, ciao. Tra poco siamo lì, ciao. Ma l'andiamo a prendere. Ma è lì, già lì, eh. Perfetto. Tenete, devo mutare un attimo gli occhi viola, devo solo dire una cosa. Mutare gli occhi viola? Vabbè, aspetti che andiamo in centrale e ti allontani e dici qualcosa a lui. Giustamente. Che messo forse c'è il giro? Ah, ma gli avete dato anche delle divise decenti, ora. Sì, stavolta sì. Ah, assa fa. Siamo dato del signore. I poveri cristi che soprattutto io che l'ho fatto. Buongiorno capo. Buongiorno, ma dovremmo entrare, vabbè, possibile. Sì, perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Grazie brigadier. Ciao Dark. Sì. Ciao Young. Ah, no, guarda, grazie per il follow. Mi detto che tu non ne fatte. No, è una storia. Perfetto, via. Poveretto. Popolo di Impero City. Ci sta oggi. No, questa saltata di turno oggi. Cadetti, siamo pronti per voi. Perfetto. Posto. Vabbè. Ah, un attimo, aspetta, prima che andiamo dai cadetti, un attimo qua. Che ti deve parlare di cose segrete, ti deve parlare. Allora, vediamo. Allora. Salve signori. Salve, salve. Buongiorno. Buonasera, perché l'altro non c'ha la divisa? Come tutti quanti. Quella è la ragazza che veniva dal tardo ieri. Ah, so. Perfetto. Chiamo Reyes. Sì. E tu, agente? No? Tu, vieni qui, allora. Grazie. E devi andare. Dopo ti porti una recluta maschio. Ok, con la divisa e con licenza e gliela fai fare. Ma è per la casa 2001? E che ne so io? Pronto Reyes? Ma pronto cosa? Pronto cosa? Cioè questo che ha 30 reati. Come 9 reati classe A. E non è ancora arrivato a processo? È stato inviato 9 volte a processo. E i processi non sono? Trova il modo di scappare dalle celle. E i processi ancora non è stato fatto? Ancora non è stato fatto. Ma come? Trova il modo di attraversare le sbarre. Vabbè, tra poco si farà sicuramente questo processo, dai. Vabbè, dai, senza problema. Noi stiamo accogliendo i cadetti qui alla 403. Poi partiamo e andiamo al punto oggi in cui facciamo la no, sai sopra la il teorico il pratico lo faremo sopra la cioè all'Accademia, lì vicino sotto il core center, c'è un tipo un anello, un campo da corsa. Lì lo faremo. Ma come sotto il core center? Sotto il core center, sì. Quello vi sparano. Vabbè, no, c'è tipo un anello. Il campo da baseball, quello qua, il campo d'atletica anche per correre, li faremo un po' correre, sì. Ah, buono, buono. Fare qualche giro. Sì. Va bene, ti aspettiamo lì, ok? Ciao. Ma vieni a fare l'Accademia? Oh, come amore, È guai. Per favore, abbassi le mani, per favore. Ha detto amore, ha detto, mi sta tardendo. Vieni, amore chi, Ma lo sai solo tu che sei fidanzato con lei, ma la smetti.
Non è vero, sono fidanzato bene, come è stato? Tutto bene? Ecco, White è qua, White è qua, White è qui che sta parlando al telefono. Aspetta, White è qui sopra. Perfetto, lei torni lì. Perché non hai gradito? Torni lì oppure lo sbatto fuori dall'accademia, dai. Perché non hai gradi sulle spalle? Un attimo. Ma che stai vuoi? Non lo so, oh, scrivendo una cosa e... perché no, perché non hai gradi? Perché c'era sul colletto, vedi, tenente, sul tuo colletto. No, non li vedo. Quella barretta... Dio! Ai, oh! Ma... Smetti, non ti vedo. Presente. Fabi307, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Ok, Jack Pitt. Presente. Leon Payne. Presente. Davide Luis. Davide Luis, niente. Presente. Ok, Digon Longo. In ritardo. Sì, vara pure, Erika. Digon Longo. Dimmi pure, Fabi, che domanda c'hai? Digon Longo. Manuel Rock. Comunque ho trovato un'altra botta, mandami in privato. James Brown. No, tu, roba, tu. Sarà effetto di prendere uno e far vestire quello che rimanca al vestito. E io non li so i numeretti. E infatti ne porti uno con la divisa e uno senza, con la farsela. Ah, ok. Quindi fai fare. Nicolai Insalieri. Questo qua, vediamo una cosa. Sì. Aspetta, vabbè, dopo prendiamo gli autobus e facciamo il giro fino lì insieme. Dai, vabbè. Ah, fino a Zangudo. No, prendi un altro autobus intanto. Ok. Presente. Giuseppe Silva. Presente. Flavio Pampo. Assente. Vabbè, non si dicono queste cose. Alberto Esposito. No, va, Fabi, guarda, i bumper, ma per queste cose qua sono d'accordo. Esatto. Perché non, cioè, non si dicono queste cose. Sashimi Chong. Presente. Matteo Colombo. Assente. Nicola Stergudus. Assente. Simone Salvatori. Presente. Daniel Esposito. Però sbaglio di chiedere a chi ti ha bannato. Di chiedere, Fabi. Tyler White. Tony Garcia, Jimmy Johnson, Steven Smith, Jimmy Johnson ci sono? No. Roberto Cavadda, neanche. Jordan Filato, presente. Kerat Pallino, check. Perfetto. Sono più assenti oggi che ieri. Devo cambiare i gradi, giusto? Sì, vabbè, fa lo stesso. Vabbè, niente. Va allora, bene, signori. Prego, devo cosa coca. L'altro l'ho guidato qua, a White. Sì, poi Banner, prendi il SUV, io prendo un altro fuoristrada. No, e... ma io sto con... qualcuno dovrebbe andare con la... Sì, vabbè, no, adesso prendiamo, facciamo il giro con gli autobus, faremo un giro, passiamo per un negozio, lo cambiamo veloce e poi ce ne andiamo. Sì. Vabbè, il negozio già deciso quale. Ok, dai, voglio ancora di ritardo, mi sa. Anch'io voglio andare con la borghese. Andiamo. Vabbè, andiamo. No, White, no. Mi servono i vicoli giusti, quindi prendi l'autobus tu e... Che devono fare oggi, pratica? Sì, pratica oggi. Pit, vabbè. Qua. Esatto. Oddio, le faccio io le pit, Ok, prendi tu, White, prendi l'autobus 1, sarai per l'altro autobus, Banner prendi il SUV, io prendo un fuoristrada, no, una macchina, tu prendi la borghese, perfetto. Perfetto, andiamo. Sì. Ok, signore. Ah, arriva il ritardatario. Banner, arriva il ritardatario, eh? È arrivato il ritardatario. Yeah. Come si chiama lei? Esposito. Esposito, Esposito, Alberto? Alberto sì. Esposito, sì. Sì, dopo lo guardo, Dark. Perfetto, signori, tutti sugli autobus. Prego. Se non ci state sugli autobus, prendete l'altro. Prende quello che voglio. Radio 1. Radio 1. Sì.
Ah, allora forse perché ancora... Ah, la radio 1 per... Check. Siamo solo noi, giusto? Senza cadetti? Sì. Ok, dove andiamo all'aeroporto? No, andiamo al... Adesso dico scusa dove è il civico, un attimo, che prendo un attimo l'auto. Vieni con me. No, mi Check. Serve. Culo. Passiamo al negozietto al 696, quindi adesso parla la gioielleria, i negozi di vestiti. Facciamo cambiare la recluta, quella che non ha la divisa. E poi andiamo al civico. Al civico 843, dove c'è l'accademia sopra al golf. E c'è tipo un campo, un cerchio, un campo da calcio. Ecco, quali negozi di vestiti? Al 6, quello sopra la gioielleria. Sì, ma per fare le pizze non è meglio all'aeroporto, scusa. No, ma oggi facciamo prima... ma prima volevamo farli correre, prima volevo farli un po' correre. Ok, allora sì, ci sta. Poi dopo ci spostiamo in aeroporto. Esatto. Sì. Ok, allora mi avvio al negozio. Quello sopra la gioielleria. Va bene. Aspetto qua l'uscita. Mi raccomando, White, non uccidere nessun cadetto. Ah no, non posso? No? Ah no? Ah no? Niente, ti posso tamponare? No, no. Ah no? Ma già la mia, il mio tipo è tutto rotto. Vabbè, sarà quello che useremo per le vite, allora. Vabbè, lo riparo ancora. Madonna, Strife, sei proprio lento. Ma correndo? Mi sa di sì. Ho capito sì. Sì, lo so. Ci stanno spingendo, ci danno una mano. Quello dietro è un... Perfetto, l'ho vinto. Ma che? Oh, ma guidate bene, ragazzi! L'ho spinti solo perché sei andato troppo lento, va. No, no, sei tu che non sai guidare l'autobus, io ti sto solo spingendo un po'. Vai, ti è rimasto indietro. No, adesso non sapevo di essere troppo. Di essere nel torto. Sono cresciuto ed ora sono con delle mie zone. Ma dato è tutto, dato tratto. Madonna. Oh, di qua di GPS. Oh, di qua il GPS. Assolutamente no. Ma io vorrei chiedere assolutamente che è stato a farmi il bagno. Io già sono arrivato da sopra. Non so chi sia stato a bannarti, non lo so, non ho una idea. Basta, spingi, dai. Non lo so mica spingendo ora. Vai tenente, non ti ho spinto. Ma io manco stoccando sto autobus, com'è possibile che lo sposto? La forza dell'aria. Ma dove andiamo? Negozio di vestiti, quello. Negozio di vestiti, quello sopra la gioielleria. Quello sopra, perché è quello lì? Perché passiamo per di là per andare al punto dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? All'accademia di Los Santos, sopra la casa. Sopra lì, sopra il sotto il corso. C'è il cimitero sotto il corso. Non e basta! No, vabbè, dietro l'angolo. Quando sono offline lo guardo e vedo. Oddio. Ho capito l'autobus. Vabbè, niente, tranquillo. Poi ritorcisce lei, cadetti, eh. Comunque, vabbè. Questo torno fatto qui. Ma quanto vi manca per arrivare? Siamo in municipio. Ma chi è più scema camera che non viene con i vestiti normali? No, signor Coca, Mander non l'ha pittato, Mander. Fino a fare il cadetto con i vestiti da civile. No, no, a parte quello andiamo a cambiarlo. Quando mi sa che va diretto al posto. Ma lui si deve cambiare e venire, cioè, non ho capito. Lui non ha proprio la divisa, non è venuto ieri lui. Va. Io no. Sì. No, fate una cosa veloce con quel Strife, vai tu dentro con lui. Eh.
Perché sei sceso pure tu? Mo si è messo uno alla guida. Ci sono io alla guida. Dobbiamo scendere tutti. Guarda che parcheggio bene però. Attenzione che parcheggio bene. Salve tenente. No, salve, che vuole? Niente. Vabbè, tenente, già stavo facendo l'altro caletto. Perfetto, perfetto, vai. Basta che fai muscolo M e non però. No, non va, ci sono quattro porti di muscolo M. Esatto, bravo. Devono scendere tutti. C'è un posto libero. C'è un posto libero, te che stai guidando, spostati. Adesso scendete prima tutto e prendi poi l'autobus, diciamo, un po'. No. Non so Fabi, non so Fabi, non ne ho la più pallida idea. Cioè, per essere sbannato devi chiedere a Ninja, a chi ti ha bannato, cose così. E dai, mi sposto io. Questo non lo posso dire. Sì, è perché ci sono i due colleghi che appunto stanno dietro e quello che esce. Sono tre posti liberi. Cadetto. No, ci sono. Non so perché non mandavano le cose. Di nulla, Fabio, di nulla. Ah, sì, i colleghi dentro sono stati numeretti per... cioè, sono messi vestiti. No, ho sbagliato le cose. A posto, ci siamo? Perfetto, ci siamo. Attimo, ci siamo tutti. Dov'è? Banner. Mi ha dato un calcio sulla macchina. Siamo tutti tornati, i due da... Sei coscione! Vabbè, però sei stupido, Inferisce. Io manco l'ho colpita! Ma ogni volta io colpisco con la forza dell'aria le persone. Andiamo, seguitemi, Dove? Dove? Seguiteci, dai, su! White, più veloce! Andiamo a tre allora, le ricordo. Oh, banner! Mamma mia, oh, veramente, voi due, oh! Dai, forza. Dai, forza. Già prima mi investono due volte. Ma ce la fai? Non preparo. Ma io non colpisco, ma perché io vedo colpirvi e spostarvi? Ma sei tu che dai. Mi... Vabbè, dai, per a me. Dove c'è? Ma già ci hanno perso. Qua a destra, sì. Ma perché c'è il tuo autobus? Ma non vuoi male dei Pullman, ti dico 8, 4, 3. 10, 5, banner? 8, 4, 3. Ci siamo. Ma io gli sto facendo white, non ci sta arrivando. Sì, come, come le vuoi fare qua? Secondo me non è sufficiente mettere le mani, le mani parcheggiare qua. Invece salite, dai, seguite, lo faccio parcheggiare io. Parcheggiamo dentro sta villa bellissima. Sì, perché... Come le volete fare qua le dimostrazioni? Dai, venite con me, seguite la portiera. A costo? Battesimo il fuoco, li facciamo fare? No, che esperienza mistica. Vedi, prendi se lo imparano. Però non andate a trovare questa niente. Stiamo facendo il giro. Dai, Coca, ce la... qua, va bene così, dai, noi con le macchine. Ma perché qua dietro, scusami? Nascoste? È meglio, fidati. Ma perché dovete fare un giro inutile? Oh, vi parcheggiate qua. Ma perché gli autobus si stanno seguendo? Ma è pure gli autobus, non finite, parcheggiate qui. Ah, parcheggiate dietro le auto. Oddio. Vai, banner. Dai, dai, sotto. Banner. Ok, c'è un cadetto che d'aiuto, sono grandi cadetti sul posto, già ti vogliamo bene. Si vedete ragazzi. Allora allontanate tutti. Oh, allontanate. Andrea, Giove, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Un po' brusco questo viaggio. Ok signori, allora, prego, gli autobus sistemateli meglio invece di abbandonarli in mezzo alla strada. Venite, seguitemi, seguitemi. Seguite Coca. Ah, non basta. Ah, perché porto una macchina, aspetta anche. Porto una volante dentro, perché facciamo tipo dimostrazioni come funzionano certe cose della volante anche. Oh my god!
Che porta dentro sta volante io. Ho sbagliato completamente. No? Ah, no, bello. E smetti che ce la fai. Sì, sì. Attento di stacchiare. Non metta nessuno sotto, veramente. Sono rimasto a servizio maggiore. No, invece non sta niente. No, quello. Gradi cresco. Meglio. E tolto i gradi e si è messo. È cresciuto. Perché siamo qui? Come? Non lo so. Dove che idea avuto. Perché signori, adesso vedrete l'idea magnifica. Buona. Adesso li faremo correre. La sinistra. Sì, ma con la divisa da vigile urbano. No, no, tolgono la pettorina e corrono con la divisa quella da sportiva, perché è una divisa sportiva se guardi sotto. Possiamo fare un paio di giri? Sì, sì. Mettetevi sugli spalti e non vi muovete. Sugli spalti. Smith, vieni, vieni. Sì. Allora, visto che tutti insieme non mi pare il caso, ma facciamo gruppi di 5, li esatto. Facciamo correre, capito? Esatto, esatto. Nelle corsie, gruppo di 5 qui. Esatto, facciamo fare tipo corsie, scusa, un po' di giri. 3, 4, 5, sì. 6, 6, sono 8 corsie. Allora, 1, 2, 3. Ah, subito iniziamo proprio con i giri di corsa. No, prima facciamo un po', parliamo un po', prima, parliamo sì, un sì. Po', poi dopo li facciamo correre. Sì, vado io anche io con loro, vado. Allora, cadetti. Allora. Allora cadetti, intanto toglietevi tutte le pettorine, appoggiateli per terra che adesso non vi servono. Perfetto. Ok, allora stasera come avete visto oggi faremo prima un po' di riscaldamento, un po' di allenamento, poi faremo un po' di dimostrazioni pratiche della volante, vi spiegheremo la volante come serve, come posizionarsi sulle volanti in caso di inseguimento, in caso di sparatorio, diciamo come posizionarsi dietro le volanti e nascondersi, come è fatta la volante della polizia. E poi una volta fatto alcune cose qua che si possono fare sul campo, ci sposteremo all'aeroporto e faremo delle dimostrazioni pratiche di manovre pit e box, diciamo quelle no perché è un po' impossibile, però le manovre pit, ok? Sì. Che poca motivazione che avete, non signori. Su, non mi sento. Su, signore. Bene, bene. Allora, iniziamo. Allora, grazie lei per il follow, Carlo e Maru. Bella fra. Anche grazie per il follow, Atten. Un berrone. Ognuno si prende una corsia. Correte in senso orario, eh. O in senso antiorario. Com'è il senso orario? Ma come? Ma come? Ma in che senso? In senso antiorario, in senso antiorario. Come fa l'orologio, scusa? Perfetto, uno che si mette anche al mio posto. Uno al mio posto. La lancetta dove gira, a destra o a sinistra? Perfetto. Ma posso sparare in aria per dargli via? Sì. No, 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 no. No, hai la spara, quella spara, la spara così rossa. Non sparate, dai, che siamo. No, no, aspetta, White prende la spara, la spara quella che spara il fuoco là, il fuoco rosso. Allora, fate due giri. Due giri completi del campo. Due giri completi. Poi, ah, signori, comunque per correre, un attimo, vi consiglio la corsa. Si chiama, un attimo, Campeste. Eh? No, niente. Runner. No, aspetta, ho sbagliato, no. Che si chiama runner sta corsa? Dai, dai, però. No, 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 sono serio, aspetta. Ecco, jog, sì, ecco, jog, signori. Ok, se voi correte con. Ma perché lei sta senza scarpe? Perché sennò poi rovino gli scarponi. No, 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 si mette gli scarponi, non si preoccupi. Si rovina. Ma vedete, signori, così correte, vedete? Jog, basta che camminate, basta che non correte, ok? La camminata jog. Fate un giro completo del campo, due giri completi del campo, poi vi fermate.
Poi farete un altro giro saltando gli ostacoli, saltando l'ostacolo che c'è lì, senza cadere. Sì. Due giri saltando l'ostacolo, perfetto. Sì, al via che darà il sergente White qua, partirete, pronti? Sì. 3, 2, 1, via! Non è una gara, eh. Minchia, proprio gioca, hanno fatto. Se tu, pratica... E tu corri ma non corri forte, ok? Giochi. Allora, ma dopo gli facciamo fare i cosi, facciamo fare... Sai che questa cosa da poco? Flessioni? No, sempre il follow. Facciamo fare le flessioni addominali. Vedi un po' quali sono le flessioni addominali? Push up. E chin up, però, le trazioni. E addominali non lo so, forse ragazzi, un attimo solo. Comunque, grazie per il follow. Una banner. Dai signori, passiamo dai, passiamo un FFN e allora è Pietro. Sì, ma ci sono le azioni, però dobbiamo trovare qualcosa qui attaccato. Dai, addominali, com'è? Per me è push up. Dai, dove? Dai, cadetto, dai! Questo qui, ora? Ah, ecco, si tocca. Com'è? Ok. Come si prima queste e poi le altre. Sì, banner, sì. Esatto. Che sei stupido. Perfetto, si perfetto, fermi, ottimo, si fermi, vado si cadetto, si fermi, non basta, corre, si fermi. Sì, dai, è il nuovo Marcel Jacobs, l'abbiamo capito. Si blocchi, perfetto. Si esatto. Ok, ora facciamo fare un altro giro, adesso, saltando, vabbè, un altro giro saltando l'ostacolo. Corso, quelli che hanno corso vanno con la sergente Banner in mezzo al campo a fare addominali e flessioni, su. Perfetto, prego. Venite, venite. Prego anch'io altri loro. 8. Fermi, fermi, vi chiamo io. Allora, vai lei, uno... Ok, aspettate, fermi, fermi, non fatele. Tirato il via. Pensavo che era allora, via. Mettetevi tutti in riga, tutti in riga. Sì. Allora, sergente, le faccia vedere come si fanno. Vabbè, insomma, che non... E spieghi, spieghi, o è stanca, o è una scansa fatica, sergente. Bene, signori, voi... Aspetta, se il tenente è d'accordo, voglio almeno 50 flessioni e 50 sit-up. Dai. Esatto. Pronti, dovete esatto, contarvele tra di voi, eh. Esatto. Aspettate, mi servirebbe... Anzi, un attimo, partiamo push up, così. Poco d'acqua, c'è, fate prima le flessioni, push up prima push up, pronti? Sergente, sì, ci sta, lei che li faccia vedere come si fanno, sergente. Sì, grazie. Le mi push up. Un altro ritardatario dell'accademia. Minchia. Avete pure gli spruzzini vabbè d'acqua che vi rinfrescano. Vabbè, insomma, esatto. Non so se non lo sapete, comunque è molto facile. Dovete prego, sergente, in terra, le mani in avanti, esatto, e fletterle semplicemente. Raccomando, senza appoggiare facciamo si mostri, prego. Gente, si mostri come si fa. Esattamente, come sta facendo il collega, mi raccomando, non formate l'angolo di 90 gradi. Senza appoggiare le ginocchia. Esatto, non fate un angolo di 90 gradi, se no vi spaccate la cuffia. Prendete, di prendete il fiato ogni tanto. Ok, pronti signori? Sì. Vabbè, sergente al suo piano. Scusate, mi servirebbe il muscoletto. Muscolo e push up. Push up. Sergente al suo via. Ti mando gli altri, smetti, ci sei? Aspetta, allora, mandali in fila che così almeno facciamo tutti insieme. Aspetta, fermo, fammi venire qua che si facciamo tutti insieme, allora. Aspetta. Andatevi a mettere di là. Grazie per il follow, Ikea Kuji. Benvenuto sul canale. Aspettate che arrivano gli altri colleghi. Qua, venite. Venite. Qui, mettetevi in fila. Qua, ragazzi, di qua. In fila sulla destra, mettetevi. Ok, tutti pronti con le flessioni? Sì. Sì. Perché i nuovi storiavi allora si fanno così, ok? Sì. Ok, pronti? 50. Bisogna fare 50, contatele. Prego, sergente, adesso via. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, che grado sono, tenente, QG? Sì. Prosperio, grazie per il follow, abbiamo su canale. 8, 9, 10. 11, 12, forza, 13, forza, 14, 15, in giù il petto, in giù il petto, respirate bene, 19, 20, Coca vieni qua, 22, 23, 24, 23, guardali qua come lavora, guarda come sono bravi, dai, uno stacco, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Vabbè, se vi devo motivare. 5. Perfetto, perfetto, potete fermare. 7, 8, 9, 4, perfetto, tutti in piedi. Ok, ora. Vabbè, li faccio fare le flessioni, riposatevi intanto. Esatto. Prego, push up voi due. A fare le flessioni. Push up. Push up. Sono un gran lottenente comunque, così. Signori, 30 secondi di riposo, perfetto. Perfetto. 50 push up, 50 push up, prego. Push up si chiamano. Mentalmente sono dislessico, non so scriverlo. Banner, manda come si scrive, Banner. Aspetta, aspetta, aspetta. Sono dislessico. Ecco, legga, legga, legga lì. Esatto. Eh sì, per acchiappare le botte in testa, vedete se reggono. Cosa? Oh, cosa dovete fare? Smitto, comunque dovrebbero venire altre tre persone in reserva. Cosa dovete fare, ragazzi? Lo so. Qui, guarda. Troppo fuori. Sì, da me. Salve, Banner, salve. Vieni qua, vieni. È scomparso. È scomparso da te. Arte. Ah! Cioè, finalmente posso vedere com'è l'accademia. Qua. Sì, ora c'è l'accademia. Cosa vuoi far fare più? Sì. E ora fanno le flessioni, queste le altre. Le flessioni, sì. Le altre. Sì, addominali. Poi volevo fargli fare un salto lì all'ostacolo, tutti assieme. Due giri, lo salto all'ostacolo. Vabbè. Eh? No, l'ostacolo quello lì che sta con l'acqua, vedi laggiù dritto, anche noi. Laggiù, il fondo di campo. No, i chin-up dopo al massimo. Questo qua, no, questo qua, guarda di qua. Pronti tutti? Sto, ma che merda è? Non saltare l'ostacolo. E quindi c'è l'acqua, vedi come cadono tutti, vedi come cadono perché tutti. Perché c'è l'acqua qua? Questo, vieni qua. 5. Qui? Lo fanno il minor tempo possibile. Capito, corrono e poi devono saltare, tipo si guarda. Okay. Guarda, se vi lamentate di un paio di addominali. Dai, ci sta, secondo me. Ci sta, dai, facciamo rifare questo. Ma siamo anche qua, questa è per la partenza. Per correre, sì. Per la staffetta di 100 metri. Sì, anzi, sai cosa possiamo fare? Cosa? Qua, guarda, vieni a vedere. Questo lo facevo a calcetto, così, guarda. Ah, sì, sulle scale e giù per le scale. 5 volte così. Sì, di qua, puoi fare un giro di qua. 5 volte. E poi scendo di qua. Sono abbastanza scalini, quindi posso muovermi. Esatto, di qua facciamo, sì, perfetto. E il salto lo facciamo? Va bene, finiscono. No, da qualche parte. Cosa devo fare? 22. Salve, posso partecipare? 23. Sì, partecipi pure. Subita pure insieme a fare le flessioni. Ok. 25. Anche lei è faccio un paio di dai, per scusa. Ce la faccio. Lei è appena arrivato. Perfetto. Grazie per il follow. Eccodo FDKR3392. Benvenuto sul canale. 50 a testa. 30. 24 34 35 fumo giù in testa, aia. 36 è ancora in volo, ma non c'è neanche più. 38. No, è là. Eccolo. 39. 40. Non c'è più vicino. Eh? 5. Io non ci andrei troppo vicino. 10 dai. 41. Ecco. 42. Ecco. 43. Ah, perché questi qua bruciano, quegli altri no? Cosa? Comunque stanno arrivando altri perché due. Sono cose diverse. Questo è un fumogeno. 46. Ma è un ferro di fini si lanciano. Questo no. 48. Arriviamo a 60, dai. 49. 50. Balestra si fanno facili 60. Dai, forza. Tenete quelli i piedi di attaccare a terra, non usate dopo i palloni. Dai. 53. 54. 55. Perché 56. Non mi sento circondare? Forza, aiutate il collega. 56. Questo, vai. 58. 59.
Dai, l'ultima, ah, ah, stanza. In piedi. Avete 20 secondi per riposare, signori. Ho fatto. Perfetto. Mamma mia, come fai da non. Ma sono gli esercizi per fare. Si alza in piedi, uno, lei. 2 3 Segnate la maglietta, lei. 5 e 6. Venite con me. Segnate la maglietta. No, no, ho sbagliato le ore. Ma quanti giri campo sta facendo? Preparami altri 6. Certo. Venga, 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 va, si mette allora, lì, poi 1 2 3 4 5 6 con te. Di qua, prego. Allora, sì. E quella qui in, in centrocampo? È iniziato a salire. Signorina, si attacca. Non la voglio perdere, già adesso. Eh? Quelli là che è rimasti là? Aspetta, cosa facciamo fare? Prego, venga, venga qui, signori. Qui, 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 signori. Gli altri tre, qua. Sì, qua dietro il muretto. Dietro il muretto. Chiami gli altri 6, Strife. Mandami gli altri 6 qua. Scendete. Mettetevi. Non iniziate ancora. Dietro il muretto di qua, ragazzi. Da quest'altra parte. Come sono gli altri? Adesso il sopra. Perfetto. Portane in altri 6. Strife, porta in altri 6. Solo salire. Che scendere, sì, l'altra parte del muretto, signori. L'altra parte del muretto. Vediamo noi il via. Ok. No, oh, cazzo, lo vedevo da quest'altra io. Muretto, sì, sono tutti cadetti. Ciao Danny, mi avete utilizzato lo stesso impero. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Tu? Grazie per il follow, Miki. Sentire, sul canale. Mm-hmm. Sì, sì. Marchi, dai, mi hanno rimandato voce bianca. Quante ma ti che andava bene. Che ti posso dire? Non lo so. Un muretto, vicino al muretto. Forza, forza, forza. Guarda lei, circolare. Perfetto. Fai un saltino. Salite e scendete 5 volte. Al mio via. Non posso. No, mettetevi fuori dove si allora, aspetta. Ah, sì, salite e scendete 5 volte. Al nostro via, ok? Da qua. Vabbè. Su, okay, okay, okay. Poi giù. Okay. Perfetto, siete pronti? Il bar a due. Sì. Sì. Vada, White. White, al suo via. Dove è White? Dove è White? Ma no. White, dove sei? White. 10-0. White. Vabbè, 3, 2, 1, via. A posto. C'è fatto. Dai, signori, piano, dai, piano, dai, forza, non ci rimette i denti, forza. Come Rocky, andiamo. Andare. Dai, dai, come Rocky, piano, dai. Piano, non ciampate. Su, su, se cadete su, meglio. Se cadete, forza. Rialzatevi, cadetti. Su, su, 5 volte. Nella polizia voi. Non importa volete quante entrare. Volte cadete. Dai, dai. Ma quante volte su, 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 brocia, forza. Rialzatevi, su, forza. Guardate la scala. Su, signori, su, su, signori, su. Signori, il prossimo che signori cade si viene ammazzata. Vedete un po' se cade. Sulle ginocchia per chi cade, su. Forza. Forza. Chi cade la proprio caduto. Occhio alla mazza del sergente Reyes in tutti i sensi. Allora, Aia. La sinistra. Vedi, già sono pronti per la Borghese, vedi? Infatti. Caso che vado a menarla, aspetta. Ma anche quella è caduto per terra? No, no, con quelli. Anzi, no, da che pesantezza. Oh! Terra, muoviti. Sei già fatto. Scusa, vado. Vai, vai. Vai, vai. Andate. Ma ci vai, ma ci sta chiappo, sta chiappo. Sei da chiappo, muoviti. 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 Sergenti. Forza. White, dove eri scomparso? Che ti volevo tirare un flare, dovevi devi sparare per la partenza. No, devo prendere bravo. Riga sulla linea bianca. Metti un cerottino sul dito, vai, White. Dove, dove? Aspetta, ci penso io. Cerottino. Ecco, aspetta che faccio un po'. Vai, soffia, soffia, soffia. Signore, piacere. Ok, va bene, sono sorto ora. Va bene, ha pranzato, minchia. Ho fatto adesso spazio, forza. Tutto sto spazio, ok, combattato. Signori. Perfetto, anche voi. Coca, altre cose da fare? Osservati e ci sono alcune ancora che sono state migliori degli altri. C'è ancora gli occhi con la concentuite, tu. Allora, ragazzi, allora, qui vi avviso una cosa. Ho un'idea in mente che vi piacerà ad alcuni di voi. Per chi si comporterà, per chi sarà il più bravo oggi durante i test delle cose pratiche, potrà venire in pattuglia con me, mi farò un giro in città
in una volante in servizio con la vostra divisa. Quindi chi sarà tra di voi più promettente, ok? E si mostrerà bravo nel fare le cose pratiche che faremo dopo, avrà diritto e vincerà una pattuglia con me in servizio effettivo ancora prima dell'assunzione, signori. Signori, ho anche il piacere di presentarvi altri due sottufficiali fondamentali del corpo di polizia, ovvero il sergente maggiore Bladri e il sergente Reyes, che sta con la mazza in mano pronto a... Ma quando mi riconoscono già, non parlare a voto. Quanto dura l'estamento? L'estamento 12-11 sono... Dicevamo. Sono... Allora, i migliori cinque sono a Miami. Ah, perfetto. Venga, venga. Ma quanto dura l'estamento? Durerà ancora un po'. Poi. Chissà, Lei. Che premio? In che senso mio che premio? Sono in vacanza, poi non parto per Mallorca in Spagna. Io sono riposo, fino a 20 riposo. poi vado in Thailandia e settembre torno a casa. Minchia, vabbè, adesso vai. Ha lavorato bene, ma è che alla corsa ha fatto schifo, deve migliorare un po', cadetto. Ma io provo a fare il jogging. Lei, venga. Pronto? Pronto? Lei, venga. Ah, okay. Cosa facciamo adesso, Coca? Adesso... Andiamo. Adesso mostriamo la volante, mostriamo come funziona. Sì, esatto. Venga, venga, anche lei, venga. No, lui no, non ha fatto bene la borsa. Se no, è stato così, porta anche l'altra volante, se mi così vi fa vedere sia quella, la stradale che la fa. Allora, voi, quale? Chi siete andati meglio, ricevete la ricompensa. Non fare quello che sto pensando. No, ferma, Coca. Te la piace, Calippo? Perfetto. Rinfrescatevi. Refrigerante. Prendete la White, Bradley. Bradley, mi puoi prendere la Crown? Questa mia macchina, oh. Ah, non è vero, è Bradley, Bradley. Sì. Sai come si chiama? Tenga anche a lei. Perfetto. White, tu prendi il SUV, per favore. No, quello non lo so. Vabbè, prendi quello che abbiamo portato fino qui. Qua, però deve essere aggiustato, però. Perfetto, potete tornare anche ai vostri posti. O se non l'avete preso, vieni qui, c'è, capisci? Bastonata, se vuoi. Okay. Adesso prendiamo le altre auto. No. Okay, allora, signori. Io giuro che se prima del suo reclutamento non è ancora sto trucco, te faccio te che fine fai. Ma non è colpa mia, te faccio tutta la faccia. Aprila tutta. Appunto, è un problema. È un problema solo. Bellissimo quest'auto. Eppure tu hai capito? Anche davanti. Manca il cofano davanti. Bravo. Vabbè, però stesso. Attende. Ah, allora, tu, però. Sì, c'era stata appena parlato. Bello, il signore dovrà cambiare quello dei capelli, ha capito? Allora, signori. Banner. Queste qui sono le due volanti della polizia, del dipartimento di polizia dello Santos. Ok? Abbiamo qui alla mia destra la Dodge Charger del 2016, Ma senza mazza, tipica auto americana usata per le pattuglie per i dipartimenti di polizia americani in tutta America. Alla mia sinistra invece abbiamo un'altra tipica volante del dipartimento di polizia, sceriffi e quant'altro americani, ed è la Ford Crown Victoria, detta anche affettuosamente Crown Vic. Esatto. Oh, Loren, grazie per il follow, e anche Xperullus, grazie per il follow. Questa ha circa 250 cavalli con un 4 cilindri, quell'altra invece Boro 350 con un V6. Biturbo? Come potete vedere, le volanti di polizia sono dotate tutte di lampeggianti sul tetto, appunto per segnalare le emergenze, che sono provvisti di sirene, appunto per emergenze maggiori. Come potete vedere, ecco lei qui davanti a me, venga lei. Come si chiama questo strumento che abbiamo davanti al paraurti? Vediamo se lo conosce. Questo? Questo qua è nero, esatto, davanti al paraurti. È la griglia. La griglia, comunemente chiamata griglia da italiani, ma in inglese come si chiama? Le salsicce sopra ci fai. Barbecue. Aiutami. Si chiama? Barbecue. Che è il bull bar, si chiama bull bar, si chiama, okay? Che serve per attutire i colpi durante tamponamenti o manovre pit. Lo sto pizzando, ha i buchi per me. Potete vedere comunque, può essere in ferro come questo caso qua, o in ferro rivestito di plastica come questo qua, per esempio. Ah, vedrò di tutto.
Vittoria Resina, scusate, sì. Ogni volante di polizia, come magari la Crown Victoria o la Charger, sono dotate anche dei fari, quelli di profondità, che servono nelle zone buie durante magari diciamo gli interventi in zone non illuminate dal comune. Servono per illuminare le zone buie. Alcune auto ne hanno una, altre auto ne hanno due, come esempio la Crown. Adesso vi mostro i fari. I fari di profondità. Altro che farlo, Peppe. Signori, la Dodge è molto più, diciamo, ballerina dietro. Allora, vedete oltre agli anabaglianti, sì, abbiamo anche l'abbagliante sul fianco del pilota, del guidatore dell'auto. Poi Panucci, grazie per il follow. Sì, ho letto Discord, però un attimo. E come si accende? Ok, un attimo, rispondere alle mail. Come vedete, vedi, abbiamo la bagliante che illumina le zone buie. Poi abbiamo i lampeggianti con le sirene. Ok. E là di là ce ne abbiamo due. Ma come funzionano? Aspetta un attimo. Strive, continua tu a spiegare le volanti. Bene, alla domanda. Ma hai visto se sanno fare la capriola? Quella budget, quella budget, diciamo, il fianco al clacson, diciamo. Mettiamola così. Dicevo, signori, come potete notare, appunto, se posso darvi un consiglio per quando andate in pattuglia, questa appunto è un po' più ballerina sul retro, però se sapete giostrarvela potete, diciamo, uscire dalle curve molto più velocemente a ciuffare i criminali nei 1080. Questa, diciamo, sul rettilineo è un po' più efficiente da un punto di vista della velocità massima. Esatto, però questa, diciamo, in cui, appunto, nel momento in cui vi trovate in curva siete fottuti. Esatto, ecco per cui uso sempre. Perché è un gioco, l'avete preso qua. Oh, scusa. Anzi, dica. Agente, avevo una domanda. Dica. Sulle volanti. Dica. Visto che questa qui ha un problema, a quanto pare, di facile perdita di controllo durante una curva, anche il sub ce l'ha oppure ha più stabilità di movimento? Il sub ha un po' il peso sbilanciato. Sì, è un 4x4 il sub. No, niente, nel vuoto. Ma ripeto, questo è semplicemente allegare dietro, non è che perde il controllo, anzi questo è molto più manovrabile della Crown. Ah, va benissimo. Sì. Mannaggia la miseria. Invece, se siete in emergenza e vi volete divertire col freno a mano per arrivare più velocemente, sapete farlo, potete giustarlo. Poi, signori, passiamo avanti. Questa qui è la Charger. Ogni Charger, ogni volante in generale della polizia, avvicinatevi pure. Venite pure qui vicino ai vetri, accerchiate la volante, prego. Tanto ne distruggerete a bizzeffe, non vi preoccupate. Se guardate all'interno della volante, notiamo che ci sta un computer di bordo, vedete? Tra il sedile del passeggero e il sedile del pilota, cioè del guidatore. Grazie per il follow a tutti quanti, ragazzi. Scusate, grazie, se non riesco a leggere i nomi, a ZS Hero e a Izzale. Questo computer di bordo vi permetterà di poter accedere, diciamo, al database della polizia e poter consultare tutte qualsiasi informazione riguardante i cittadini di Los Santos. Poi dietro, come potete vedere, abbiamo dei rilevatori di velocità, sono i cosiddetti radar, che ci permettono di rilevare le velocità dei veicoli circostanti a noi. Ok. Poi le sirene / lampeggianti si attivano con un pulsante sul cruscotto denominato E. Una volta premendo E si accendono sirene più lampeggianti. Abbiamo purtroppo solo la possibilità di tenere sirene con lampeggianti accesi, sempre sirene accese. Non possiamo separare i lampeggianti dalle sirene. Mi scusi, volevo la macchina, però non si sente niente. Non so, fate fermi con st'auto? Non si è sentito, so parlare in radio. Signori, state fermi con sta volante, per favore? Stiamo facendo vedere come usare il... Non so, però non sentono perché fate rumore. Poi Poi come potete vedere, perfetto, passiamo al prossimo auto. Al massimo, livello massimo. Anche quest'auto potete vedere c'ha il computer di bordo, vedete? Non mi piace questo. Questa è la Crown Victoria, è più comoda per le tratte lunghe, di lunga percorrenza, perché questa qua gira un po' di meno. Non lo parla. Come potete vedere nelle... Adesso fatemi entrare cortesemente. Grazie per il follow, ragazzi. Prego. Grazie per il follow a tutti quanti, ragazzi. Signore. Ah, volete vedere all'interno? Se guardate adesso dalle porte dietro, che... Aiuto. Che
Andate per la porta dietro, per favore. Andate un attimo, ragazzi. Spostatevi un po'. Dietro, se guardate tra il, la, tra, diciamo, tra lo scompartimento passeggeri sul retro e lo scompartimento dei due poliziotti, abbiamo una griglia. In alcune auto abbiamo le griglie. E in alcune auto abbiamo un plexiglass che serve per proteggere appunto i poliziotti dai criminali arrestati, appunto, perché può darsi che non sempre trasporterete persone ammanettate dietro, ma può darsi che magari li trasporterete anche smanettati, appunto per questo avete la sicurezza che non possono farvi nulla, oppure qualche furbone si rompe il polso per liberarsi dalle manette, esatto, e cerca appunto di prendervi soppiatto, era buttato, perfetto. Inoltre, come potete notare, c'è anche il compartimento per appoggiare appunto un fucile d'assalto che porterete sempre con voi in pattuglia, esatto, in caso di situazioni di estrema emergenza. Poi passiamo a un altro veicolo che utilizziamo nel dipartimento di polizia, ovvero lo scout. Questo qua è un SUV che bene o male viene usato poco, purtroppo, ragazzi, perché non è un veicolo con tante, diciamo, prestazioni. Appunto per questo il veicolo non ha molte prestazioni e appunto per questo viene usato poco dagli agenti. Questo SUV appunto è munito di sul portabagagli è munito di diversi strumenti che possiamo utilizzare sulla strada in caso dovessero servire, e anche questo ovviamente ha lo scompartimento per, diciamo, per gli arrestati, diciamo la separazione di una griglia, ecco, vedete. Il SUV oltretutto, ecco, può essere usato sul fuoristrada. Ah, sono là fuori le macchine. Purtroppo un po' lento. Poi scusi, con il fuoristrada, quando questo è un esempio. Verso una fine di una rapina, le persone scappano in moto e salgono sopra una salita più ripida. Il SUV si può permettere di salire lì? Sì, il SUV, diciamo, meno male, sono entrambi fuori strada. No, intendo dire, possono andare a massima velocità oppure con più cautela. Con più cautela. Sono comunque veicoli. Poi qua invece abbiamo il fuoristrada all'eccellenza del dipartimento di polizia. Questo appunto è... appunto questo è il fuoristrada del dipartimento di polizia. Abbiamo un veicolo abbastanza grande con assetto abbastanza alto. Mi sentite basso perché le porte sono chiuse, ok? Adesso vi sentite meglio. Abbiamo un assetto abbastanza alto per il dipartimento. In pratica lo usiamo per andare sul fuoristrada. Ha un motore anche più potente, appunto, sentite? Si sente. Mamma mia, voglio che bestia. Mamma mia. Invece il SUV appunto ha un motore un po' meno potente, infatti sì. Sentite pure. Oh. Attenzione, a capande. Diciamo che come sentire è meglio scegliere il SUV, cioè il fuoristrada rispetto al SUV. Fuoristrada ha un motore meno potente, quindi ha un po' meno ripresa del SUV, del fuoristrada, scusate. Sì. Inoltre il fuoristrada ha anche una scavanga dietro per contribuire al bilanciamento del retrotrail. Comunque, questi qua sono i quattro veicoli che il dipartimento ha in dotazione. Anche la moto? Abbiamo appunto, sì, due tipologie di moto. Abbiamo la moto da strada, che è la drag, e la moto da fuoristrada, che è appunto la BF400 della polizia. Sì. Modificata a livello comunque per la polizia, ovvio. Domande, signori? Domande sui veicoli? No. Ok, il dipartimento di polizia, oltre a questi quattro veicoli in dotazione per il servizio ordinario, abbiamo in dotazione anche due moto, come ho già detto, e un'auto così chiamata stradale. Abbiamo in dotazione una Lamborghini Centenario. Due Lamborghini Centenario ora, che possiamo utilizzare per servizi ad alta velocità. Per le emergenze ad alta velocità. Quindi inseguimenti in autostrada, inseguimenti in generale. Sono quei Lamborghini Centenario che tira fuori, diciamo, il vicecomandante. Il vicecapitano. Scusi, valgono anche le gare clandestine. Esatto. Quindi... assolutamente sì. Leva una domanda, giù a destra qua mia. Prego. Sì, volevo sapere i nomi tecnici del fuoristrada del SUV, se c'era una roba. Ah, il SUV è uno scout. Perfetto. Poi il fuoristrada non lo conosco, la marca. Non io ricordo. Grazie. È nuovo, quindi ancora non lo conosciamo bene. Sì, in generale, però è della General Motors, in teoria. Comunque, scusi, signore, ma invece è simile a un Explorer, diciamo, il SUV, il fuoristrada non ne ho idea. È simile a un Tower, scusate. Sì, sì. Okay. È un General Motors, diciamo. Nica, Civette in che senso? Supporti dall'alto che ci Ah, sì, un attimo. Poi
oltre ad avere queste 3-4 auto, due moto e la stradale, abbiamo in possesso, abbiamo anche, diciamo, in proprietà abbiamo un veicolo blindato, che adesso non ce l'abbiamo, una volta visitate la dipartimento lo potete vedere. Un veicolo solo, blindato? No, 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 contato no, cioè abbiamo dei veicoli blindati che possiamo utilizzare per le rapine alla Pacifico o per operazioni speciali. Poi abbiamo un elicottero, il Maverick della polizia, il tipico Maverick della polizia, che è il livrea polizia, appunto, che può essere usato per l'Eagle, così viene chiamato da noi. Prego, alza la mano alzata, prego. Sì, ma non c'è anche tipo una base operativa portatile? Ah, mi faccia parlare. Poi, oltre a queste cose, abbiamo anche... Matteo, grazie per il follow. Poi, oltre a queste cose, abbiamo anche il centro operativo mobile, così come chiedeva il signore qua, che è un camion che ci permette di entrare all'interno e gestire le operazioni per chi magari le operazioni più, quelle più importanti, tipo se gli agenti stanno dentro e coordinano l'operazione all'interno. Tutta Recreate Dark, sì. Poi sergente e agente, se non l'ho dimenticato, non dovrebbe esserci nessuna auto oltre a queste qua. Va bene, le borghesi. Ah, beh, le borghesi comunque che sono in dotazione a solo chi è autorizzato. Grazie del follow. Invece, riguardo Guarci, Matteo, i veicoli acqua. E anche grazie per il follow a Michel Maldino. Abbiamo una barca. Abbiamo una barca anche, sì, per gli altri. Abbiamo una barca, appunto, sì, per quando si va in seguimento in acqua. Abbiamo una barca in dotazione, sì. Più barca. Avete trovato il punto parcheggiato dei moli, hanno due motori Yamaha 100 cavalli. Una sola, però. Una sola in più unità. Esattamente. Altre domande? Che non imbarca acqua sta parte. No, assolutamente no. Sono poi non dimentico nessun altro veicolo, se non erro. No, solo le borghesi, però quelle sono per il personale autorizzato. Esatto, per l'investigativa, eccetera. E le biciclette non ce l'abbiamo. E poi l'autobus abbiamo, appunto, vabbè, che avete visto. Le biciclette mancano, guarda. No, allora, diciamo che a volte, forse per punizione, mi capiterà di andare a dirigere il traffico, però se le do la moto, i sub. No, no, per dirigere il traffico avete una dilettante come auto, non si chiama così. Cambiamo. Sì, sì. E la Picar? No. La Picar non c'è. Cioè, ma c'è o non c'è? Ah, Lambretta. Peccato, ragazzi, peccato. Ah, e poi la Charger la potete vedere in diverse livree in giro, perché ci sono varie livree, esatto, per la Charger, quella del comandante e quella della Dea. No, non potete comandarle, non potete cambiarle voi. Ah, ok. L'idea, oppure quella della Dea? Appunto la Drug Enforcement Administration, esatto, unità speciale appunto per combattere il traffico di droga in città. Bello. Diciamo che appunto è... E non ci può entrare a far parte. Attualmente che siete cadetti no, però ci sono appunto in teoria i bandi aperti per poter essere selezionati, appunto il vice capitano del giorno valuterà appunto, esatto, si occupa di gestire i bandi, vabbè, okay. A parte questo, con i veicoli abbiamo terminato, signori, questi sono i veicoli della polizia, okay. E i vetri non sono antiproiettile, quindi mi raccomando, le gomme neanche. Quindi adesso ci spostiamo all'aeroporto di Los Santos per fare delle prove pratiche. Ok? Okay. Coca, ci sei? Presentarvi il sergente maggiore Coca, la volante e l'agente Lecce. Mattia Tribastone, grazie per il follow. Coca, ci sei? Buonasera Lecce, sei fortissimo. Ciao. Ma Coca, ciao. Ma dove sono andati? Ciao. Come mai avete fatto lei? Dove stai? Dove stai? Che ora c'è? E ora stiamo andando all'aeroporto a fare le prove pratiche. Ma arrivo. Dove siete andati, scusate? No, vabbè, e chiama anche il sergente maggiore Bradley e anche Reyes, per favore. Bradley non sta facendo. Vabbè. Legge, agente. Vieni qua, ci vediamo all'aeroporto direttamente. Io mi sa che lo faccio più perché... No, bello. Ma c'è Coleman? Vieni... Sì. No, ok, Coleman, vieni con noi al... Vieni con noi all'aeroporto, Coleman. Ok? Ma che è com'è? Vieni con noi all'aeroporto, Coleman, facciamo le prove pratiche. Posso venire pure io? Sì, vogliamo Lecce. Ok, signori, adesso torniamo verso l'autobus. Cadetti in riga. Vedetevi in riga che torniamo in autobus. Sono tutti qui, sono in riga. Non è un se vogliamo andare là, Coleman, non è un se vogliamo andare là, venite là, appunto. Smette, vieni qua. Dai zitto, sergente maggiore del cazzo. Innanzitutto, io ti ho detto
Che queste cose non fanno per me. No, no, per cosa vieni? Vieni, ragazzi, vieni, vieni. Io queste cose posso farle solo con persone specializzate. Grazie, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Basta un po' la testa e vieni. Ma dedica... Trent, una cosa... Dovevi dare da mangiare a un cane immaginario. Vabbè, adesso... no, ma è un po' ospedale il cane immaginario? Forse ma zanna la zanna. Alla vabbè, aspetti un attimo che andiamo in autobus, poi va. Sì, vabbè. Ok, perfetto. Tanner accompagna gli autobus. Ah? Agli autobus accompagna. Ma White? White, ci sei? White? Dov'era il carretto che doveva andare? Prima no. Mi servi per il trasporto. Venga, andiamo all'autobus intanto. Per il trasporto. Ma ci sono arrivati 15 milioni di altri agenti. No, se ne sono arrivati tutti perché ti sei andato via te insieme a Coca e sono andati via tutti. No, no, vabbè, è arrivato Reyes. Un altro, non so chi sia. Poi il caletto torna. Oh Capi, grazie per il Prime. Io cosa faccio qui? Grazie mille per il Prime, Capi. Buonasera. Okay. Ma nel corso ho fatto anche le prove per i Blitz. No, no, non facciamo prove per i Blitz. Ma sì, va. No, no. Oddio, no. Non credo. Ok, perché io quello teorico di ieri non ci sono. Grazie mille, Capi, veramente, grazie. No, veramente bravo. Ok, va bene, grazie. Vabbè, ma dove vai, Banner? Eh? Dove vai? Stavo accompagnando il direzione dell'autobus, no? Vabbè, ma tutti devono portarli negli autobus. E tu mi porta lui intanto? No, tutti, tutti. Faccio venire tutti? Sì, sì, faccio venire voi, vai a chiamare. Ma intanto comincia a salire sull'autobus. No, no, aspetta, vada, aspetta vada. Un attimo, vedi insieme, Nate. Tutti insieme, Nate. Roar Tix, guarda il tuo file domani. Fare quella cosa, sì, penso di sì. No, perché sennò poi dopo avrà la posta di guida. Ah, vero. Non correte tutti quanti piano. Signori, non correte. No, no, vada, vada lei, se ne va andare. Recluta Peppe, ferma. Non correte. Ma dove vanno quelli? Ma dove cazzo andate? Dove va? Ma dove vanno quelli? No, quello là se n'è andato proprio. Vabbè, andate tutti in riga, scendete giù all'autobus. Sto andando. Banner, guida gli autobus. Sì, se stai. Sì, 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 sto portando fuori gli altri migranti. Scusi, lei dove sta andando? Mi sono un attimo perso. Dove sta andando lei di corsa, eh? No, ho perso l'uscita. Se che lei non entra nel dipartimento di polizia, Si è andato via per i cazzi suoi così. No. Dov'è che era il... Di qua. Pettorine. Pettorine, pettorine. Rortix. Antox098, grazie per il follow. Non mi vai a guidare. Vai, Strife, andi in autobus. E l'altro? Ragazzi, White, abbiamo bisogno di un altro autista. Ho paura. White, dai, qualcuno. Check. Vabbè, fai vedere uno di loro. Vai vedere tu, vedi, non salite ancora sull'altro. Vabbè, guido io, guido io. Questa è la trend, se dovevi salire prima, guida però. Scusate, dove la facciamo con un'auto? Vabbè, no, poi li tiro fuori. Mi fa salire. Salite sul livello dietro, se c'è posto. Ma c'è posto, c'è posto, ragazzi. No! C'è un posto. No, non c'è più. Sì, c'è, c'è un posto lì, però. Mi fa salire, culo. Prova a salire, prova a salire. No, non fa salire. Non mi fa salire. Non prendere in spalla. Come, non ti fa salire? Porta in culo. No, andiamo alla porta normale. Ok. Vai. Devo già salire. Cazzo. No. Aspetta, ecco. Io vedo un cadere. No, Vabbè, io posso iniziare a andare, non è troppo lento. Sì, sì. Attimo solo.
facciamo l'incidente, prende solo il conducente. Affermativo. Sì. Oddio, ma... Siamo qui, diciamo che c'è un problema con gli occhi e sta, diciamo, lanciando ciala ciala. Guaiu, allacciate le cinture, guaiu. Cosa? La strife? No, niente, c'è cioè, allora, perché adesso in pratica ha chiuso gli occhi, però noi lo vediamo continuamente scendere dall'auto. Vabbè, lascialo stare, non facci caso. Grazie per il follow, Giuseppe Dato. Benvenuto sul canale, grazie mille. Ma che è l'altra macchina che sta nell'aeroporto? O Coca o Coleman? Io. Grazie per il follow, Craxelluca. Ora andiamo a fare le prove pratiche. Sì. Sì, pit inseguimenti. E in cosa consistono? Pit inseguimenti. Ah, ok. Tenente, ma le sirene di polizia che modello sono? Le Touchmaster? Ma non ne ho idea. Ah, domanda. Non ne ho idea, guardi. Non sono un meccanico delle forze dell'ordine, sono un tenente di polizia e basta. Banner, perché ridi come una pazza? Perché sta tamponando coca. Prendo, noi andiamo con un pelo di ritardo perché appunto andiamo lenti per colpa di questo galetto che ha chiuso gli occhi. Pronto? Ma dove state? Cazzo, sto guidando un autobus di merda, aspetta. Ah, e noi già siamo là. Sta lentissimo sta autobus. Ciao. Perfetto. Ecco, ma c'è una... Io comandante. Io sono comandante. Lei comandante, eh? Ma che fanno nei turbini? A me sembra che lei sia una regola. Lecce, vuoi diventare uno come lui? Noi Lecce, vuoi diventare uno come loro? Tenente, per favore, stia calmo, per favore. Sì, rimettetevi le pettorine, su. Quanto ti è costato il tenente? Mettiamo un cazzo. Mettiamo. Grazie per il follow, Paolo Respect, benvenuto sul canale. Ok, signori, tutti in riga come ieri pomeriggio. Ma non erano di più. Bravo, un attimo. Tutti in riga di qua. Si sono stancati dalle pressioni. Perfetto. Lei non gridi. Scusi. Oh, Stripe, ci vuole tanto? Gira. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Madonna mia. Tenente. Coca. Diga. Pronto a fare le dimostrazioni di Manuela Pitta? Pronto a fare le dimostrazioni per Manuela Pitta? Se vuoi la faccio la Pitta. Vai Coca-Cola, la migliore. Andiamo, 5. Aspetta, aspetta, ne mancano, manca un altro autobus. Devono anche arrivare le altre. No. Sì, noi iniziamo a scaldare il motore. Ok, siamo okay. Coca, ci sei radio? Ma lo dico sì, è Panucci. Sì. Sì. Panucci! Ciao, ciao. Non può che non. Grazie. Radio grazie, 1, grazie. Sia tu che Coca. Sembrava una persona esistente. Dillo a Coca-Cola, no, dillo. No, come ne esiste. Ciao. Solo che non l'ho visto. Ma che io non l'ho mai tenente Finto. Se vuole. Finto. Lecce, vai in riga. Insieme ai cadetti. Aia. Lecce, vai in riga insieme ai cadetti. È un ordine, Lecce. Lecce, rimani qua, è un ordine. Lecce, vai in riga. Invece ti do 3 secondi qualcuno per andare, ti richiamo per il subordinazione. 1, 2,
Ok, si è preso richiamo per insubordinazione. Cioè. Eh, yeah, facciamo in serio il piacere. Ma come, signore? Perfetto. Reyes. Allora, signori. All'accademia, perché sennò Smith ha detto che mi licenzia. Allora, adesso faremo delle manutenzioni per farvi vedere come si fa una manovra pit. Ancora. Tu vuoi fare poliziotto. Ma vuoi venire in radio o no? No, in radio. Non ti sento. Coca? Dimmi. Tu vuoi fare il criminale o il poliziotto? Io il criminale. E il poliziotto che la fa la e chi fa la dimostrazione della pit? No, faccio il poliziotto. Non allora, prendi la charge, quella lì la prende il criminale, quella macchina lì. Vai, tu fai il criminale. Ok. Sono criminale dentro io, Fran. Lo so. Allora, la pit cercatela di fare. Allora, prendete la rincorsa durante le piste e la pit fatela qui davanti, se riuscite. Vai, il criminale, fatti seguire. Ma Coleman. Signori, spazio, allora, sergenti. Tornando, va male la cosa, davanti a loro. Sergenti, allontanatevi qua che ci vengono addosso, magari. Abbrone, Smith, qua. Io vengo dietro alla pulma. Ma sei diventato più bello. C'è Daniel Esposito, so. Ma è più bello che stato dimmi quando... Sono sempre bello io. Facciamo cosa. Ok, silenzio. Stanno arrivando. Vai. Ben, che cazzo fai? Levate Enrica, lei, Esposito. Oh. Un attimo. No. Ho capito. Banner, mandalo Enrica. Coleman, che cosa fai? Sono il mio idolo. Non ora. Lo so che sono il suo idolo, lo dico al tenente. Sono scambiato il mio. Ma vabbè. Mi senti? Ma che c'è? La sinistra, una destra. Nel doppio cognome. No, lo facciamo. Facciamo fare perdere tempo. Vai. Calma. Fatela bene la roba. Ma voi fermate. E prende sotto Coleman che è in traiettoria. Ma ti devo saltellare, fra, Ma così non si può fare. Mi serve uno che non saltella. Deve andare piano comunque. No, ma a parte c'è, non si può proprio cioè, fare. Cioè, andava a velocità assurda. Stava signori, mi guarda, facciamola piano. La manovra pit. Cioè, comunque venga, la manovra pit, se... No, ma lo vedevo male, perciò. Purtroppo andavano troppo veloci, se ne sono resi conto. La pit si fa, come detto, sotto 100 km/h. Adesso vedremo un esempio di pit fatta sotto 100 km/h, quindi verrà sospenso, spero che venga, ecco. L'unica eccezione che voi potete anche pittare in città è nel momento in cui... Vattene una di prova prima di venire. Qui magari vedere se viene e poi vedi come fa. No, la sto facendo io ora. Coordinatore del settore della pit in città, no? Ok, ecco le signori. Vabbè, eccola qua la manovra pit. Sta qua intriga, no? Ok, questa qui era una manovra pit fatta bene. Però fatela davanti a noi, tipo venendo dalla pista, tipo in modo che siete di fianco. Allora, chi è che sta facendo il poliziotto? Io, però ovviamente si deve vicino, fare... una bella pit, fa arrivare a Coca addosso a tutti i cadetti. È andato meno veloce. Ok. Ok. Ora vediamo un'altra nuova pit. Mi metto dietro un po'. Bella madonna. Questa è una pit fatta proprio in maniera imbeccabile, dove il soggetto di solito dovrebbe fermarsi a meno che non sia un po' dentro. Ma fatela perché venite dalla nostra sinistra, ragazzi, che venite dalla nostra sinistra. Li sto quasi per prendere, ma ce la fai? E ricordatevi comunque che diciamo, sinistra, se vi trovate contro un fuoristrada, un camacio o cose del genere, è preferibile che la pit la faccia la perfetto. Questi ci prendono, questi ci prendono. Perfetto, queste qua sono manovre pit fatte bene. Ah, bene. Ok? Vengono bene, vengono fatte, diciamo, la macchina gira bene, l'auto della polizia non fa incidenti assurdi pure lei. Quindi, finché l'auto della polizia riesce a rimanere in traiettoria senza perdere il controllo della volante, è fatta bene. Importante è che il controllo lo perda solo il criminale. Grazie per il follow, Matteo. Va bene, sergenti, prego, qualcuno vuole dire qualcosa per insegnare le reclute, cosa di pratico? No. Ma la box no? È una box, la box è difficile. Si va diretto con c'è montante la box. Non ci vogliono troppe macchine, ci vogliono. E niente. Si può fare per la box, siamo tanti, raga. E quattro ce ne vogliono. Siamo tanti. Ci vogliono più macchine per fare la box. Le borghese. Eh sì, facciamo il trio di box. La macchina della polizia. Baldo, grazie per il follow, benvenuto sul canale. All'angolo rosso, tu. Capito, diciamo. Capito, raga. Fano, girati. Andiamo. Che vuoi? Smith, si possono fare le box, eh? Ok, prego, fatela. Ok, io le macchine. Uno che va a sbattere il macchino. Tre che vengono con me, macchine che vi do le macchine, venite. Le borghese faranno la polizia, perché saranno tutte uguali. Abbiamo la macchina? No. Possono prendere la police 52, e c'hai la charger.
capito? Vieni qua. Coca. No, devo insubordinare pure te. Che buono. Stanno venendo bene le prove? Siete capendo qualcosa o non capite niente? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì signore. Ok, a posto, ce l'abbiamo quattro. Serve uno che viene a prendere la quarta volante. Prego, qualcuno va a prendere la quarta volante. Già vuoi buttare fuori, ti... Uno che viene a prendere la quarta volante. Qualcuno va a prendere la quarta volante, ragazzi. Andiamo. Se no, no. Possiamo andare. E c'è tu. A prendere la quarta volante, dai, vieni. Magari se volete fate una di prova giù in fondo all'aeroporto, ok, poi fatela qua come è venuta lì. Ma il fatto è che la box la fai quando io mi schianto, no? Esatto. Questa è. Vai, sì. Vai in bacio muro, in bacio quindi, quindi fatti pittare magari e poi dopo che ti fanno ti pitti, no, ti fermi. Così, faccio così, aspetta, la facciamo di così, guardate. La facciamo da qua, parto da qua, mi schianto nel muro e poi voi mi boxate. Dov'è che si schianti nel muro quale? Ma siamo troppo lontani per sinistra. Far vedere. Mettetevi dietro di me. Ok, reclute, avanzate un po', avanzate qua, avanzate qua. Venite qua. Venite dietro di me. E fatti mettere un po' più fuori dall'aeroporto, così ti schianti contro il muro. Ok, osservate. Coca, hai visto dove siamo noi? Siamo messi qua, messi un po' più dove eravamo i sergenti prima, quindi vedremo il muro. Ok, partiamo. Allora, se, volendo, uno mi può pure evitare, Sì, allora facciamo una cosa, ti metto io e poi ti mostriamo. Vai, facciamo... 3, 2, 1. Ma che se farà un autoscontro però, Macchine tozzi. No, ragazzi, io trovo un punto, sarà impossibile. No, è bruttissima, rifacciamo. Bruttissima. Manca dietro. Ma dove potete fare la pit, scusate? La pit devi fare un passeggio di sinistra, raga, è da. Pronti? Master, grazie per il follow. E guarda, la nuova box, no, eccola qua. Sì, più o meno. Fa schifo. Vabbè, me ne è venuta. Ma cazzo, l'altra auto si chiude, l'altra auto è scappata. Sì, è scappata. Era bella inizialmente la pit con l'inizio della box, poi è venuta male la box. Vabbè, comunque ci siamo intesi, quindi è consigliato aprire l'auto. Lo si sarà, non lo so, dobbiamo coprire tutti e quattro i lati dell'auto. Niente, è consigliato quindi prima di effettuare una manovra box anche fare una pit. Prima di fare la manovra box è consigliato anche fare la manovra pit. Sì, mamma mia. Continuate. Sì, vai. Ma questa era brutta, un po' un autoscontro. Questo era un autoscontro. Vai piano. Vado io. Ragazzi, fate autoscontri. Va bene. Ok, perfetto. Sì. Va benissimo. Però l'altra auto devi chiudere, oh. No, ok, è venuta bene, perfetto. Ok, rifacciamola, allora facciamola venire più naturale, è meglio. Rifacciamo l'inseguimento, io cerco di scappare. Veramente, scusa una cosa. Via. Devo sapere a livello di, invece di armi, quando parleremo di... Ecco, guardate bene che se ne fanno un'altra, Tac, no, qua, andiamo vicino allora, andiamo sono troppo lontani, no, adesso ne fanno... Vai, adesso. Voglio una chap, lo voglio... No. No. Questa Madonna. È devastazione, non esatto. È questa. Cioè, guarda della perfetto. Ce l'ha fatta. Tentato omicidio del criminale. Ok, la scontro è andata male, ora però è andata bene. Vai, via. Non so se ci rendiamo conto l'auto del criminale com'è ridotta e com'era. Ecco qua. Ci hanno provato a boxare, vedete? Però non sono riuscito a farcela. E non sono tre. Si sa tutti lui. Tac, box a 3. Va bene. Box 4, punto. Hai visto? Vai, l'ultima. Vado a dire che vengono un po' spontanee, devono essere un po' sposite. Tutto quello... Cioè, ma che cos'è che sta pit così? Qua, raga, sì, vai un altro, quello è polato. Ma non fate altro. Ok, pit. Questo lo boxano bene, boxato
discretamente. Dai, va bene, dai. Va bene, dai, basta. Basta? Sì, fammi vedere le auto. Adesso facciamo vedere gli 1v1, no? No. Come 1v1? Non vedere, queste sono dimostrazioni di pratica reale. Adesso le gambe non durante gli inseguimenti vi troverete con... Allora, Coca, vuoi sia qualcosa di qualcos'altro o basta? Le macchine dolci dolci. No, le macchine dolci dolci no, perché comunque fare attenzione a non pittare. Ok, ma chi vuole fare un 10-55? Ranger e quindi appunto... Ma chi vuole fare un 10-55 doc? Fino a prova contraria all'inizio dell'inseguimento. Ok, però prima facciamo vedere un 10-55 fatto bene da noi e poi uno fatto male da te. Fate voi la polizia, 5 lecce, fate la polizia. Fatene uno fatto bene davanti a noi, fermatemi. Sì, però no, informazioni riguardanti i prima facciamo che scendiamo e spariamo. No, il primo, no, fatelo bene il primo, proprio perfetto, che venga uno perfetto. Il secondo poi lo fate vedere come se dovete scendere e sparare. Smetti, smetti, vieni. Poi vi dirò una data, una Desert Eagle. Lo vogliamo fare con la sparatoria o senza? Sì, sì, prendilo qui. Ok, ok. Allora facciamo quella normale, dai. 10-55 normale. Fermatevi qui davanti, 10-55 normale e poi lo fate quello. Non ho capito, le reclute? La reclute dell'azione al posto della... Metti proprio davanti a noi, sì, questo qui è un esempio di 10-55 fatto dalla polizia. Va bene. 10-55, fai... Signora, questo è regola. Prepari i soldi, signora. Attraghiamo sul cruscotto e mi seguo dietro la volante. Il polso perfetto per fare una prova, guarda. Ovvio. Allora, vuoi mostrare la patente? Sì, subito. Urlate tutti quanti. Ti è in auto lei, rimanga in auto. Forza. Ah, avete visto, signori, rimanga in auto, ha detto. Il passeggero non deve scendere. Ok. Invece l'altro collega controlla il documento del soggetto che guida, ok? Controlla il documento. L'altro collega invece controlla la targa del veicolo guidato. Camino. Possiamo andare? C'è il veicolo? Sì, io. Ah, ok. Signori, vi comunico che con appunto regalo finale sta arrivando il vice capitano Mauro Mezzogiorno a farvi un pochino di attenzione che io avviso vede solo a sinistra lui, quindi... Quindi mettetevi un po' a sinistra, per favore. Ringetevi un po', Ringetevi un po' tutti quanti verso di là, Perché sì. Mezzo... Vede solo a sinistra, per favore, perché sennò non ci vede. Adesso vi faremo vedere un altro fermo che praticamente subirete tutti i giorni, adesso lo facciamo vedere. Comunque vuoi notare che rischiate di subire tutti i giorni e questo, vediamo se gli agenti se la cavano. Ok, fate questo inseguimento e fermatevi, dai. No, 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 non fate fermi direttamente qua, fate proprio il movimento che muovete. Aspetta, ma ci fermiamo pure vicino a... Sì, sì. Poi fermatevi davanti. Fatevi tappare. Ma non mi disfare, non mi disfare. Dai, via, via. Mi fermo avanti allora. Ah, vi ricordo una cosa importante, signori. Quando il soggetto perché si ferma, se secondo la velocità a quanto come di prima, fermati, Se appunto si ferma, un soggetto che mi vede solo applicare una multa... Ok, signori, ecco qua un 10-55 fatto male. In cui potrebbe succedere qualcosa di brutto. Esatto. Oh, Jim con fight. Vabbè, questo... vai, criminale, signori, in questo caso... In questo caso, i tutti in riga, grazie. Erano prevenuti perché già sapevano che sparavamo. Esatto. Lo faccio pure in capriola. Perfetto. Bene. Ora metti all'onore di presentarvi il vice capitano. Ecco qua. Esatto, abbiamo il vice capitano Mezzogiorno. Grazie per il follow. Tutti su, sulla destra, no? Sulla sinistra che guarda a destra, Mezzogiorno. Sulla destra. Ho dato un'informazione sbagliata. Vi hanno detto mettetevi tutti a sinistra che guarda solo a destra. Sinistra. Bravo, bravo, rimani così. Rimani così, così vedi tutti. Grazie per il follow, Jack FPS, benvenuto sul canale. Chiudi un occhio. Ok, sì, li vede, li vede. Vice, vuole dire qualcosa ai nuovi cadetti? Vice? Me lo sentiamo. Presidente? Ma che divisa di merda hanno i nuovi cadetti? Diciamo, aspetta. Stanno facendo incazzare, togli la, togliete le pettorine così vedete che bella divisa avete. Ma non è questa la maglia, ma se lo so, non ce l'ho l'altra, l'ho trovata. Meglio così perché ma che non è, ma cos'è sto scemo? Ma tanto ma... non ci vedi, che ti interessa? Ma non ci vedi? Palle vestiti così, ma che cazzo vabbè, sono? Vabbè, meglio di ma chi prima, è quello lì in mezzo prima. Vestito con da civile? Ma appunto, qua sta vestito quelli sono per la borghese quelli. Allora, chi sta andando si fanno imbruzzare e chi non la portugame, ci capite? Ah,
non ho capito. Stiamo giocando a trova l'intruso. Qui non comprendiamo l'arabo, scusate. Dice capità, voleva fare allora vado a prendere la mia lingua. Perché riconosciuto l'arabo, oh, signorina. È napoletano. Riconosciuto? Sì, sì, dall'UNESCO è riconosciuto. Vado a fare un po' di lezione. Lex. La fare un po' di lezione, lei che grado è? Prego. Vuole tornare? Bene, bene. Forse. Capitano, ha qualche parola da spendere per i nuovi cadetti? Sì, siete vestiti di merda, figli miei. Che cazzo vi devo dire? Non è vero, compagno. Qualcosa di un po' più questi qua c'è Natale. Hanno dato questi. Poi vi sistemo io, tranquilli, voi non avete colpe, è colpa del tenente che non sapevo cazzo. Fai vedere un po'. Ma perché non fate una riga bell'ordinata che sembrate un mucchio di blatte, tutte le magamate così? Forza! Ragazzi, saluto il col braccio destro, mi raccomando. Sì, buon perché mezzogiorno vedi col destro, quindi fate bene il braccio destro. Via occhiali, via capellini, tu che cazzo hai bisogno di un collirio? Ah? Sì, infatti. Vado a sistemarsi poi un po' la vista, adesso faccio la vista dall'oculista così si non sistema. Via gli occhiali, dove cazzo siamo? Al mare? Perfetto. Questi orecchini non li voglio vedere, se li tolgo immediatamente, ora. Sto parlando con lei, Gianfra. Bravissimo, togliti gli occhiali. Vedi, faccio conoscere qua. Che sono la vista, vabbè. La mia? Alcune. Questi orecchini cosa facciamo? Ce li togliamo? Gli occhiali, via! Non me li togliere. I miei sono da vista, posso tenerli? Sì, da vista. Allora, gli orecchini li devi togliere. Ma li ho tolti? E anche il trucco facciale, mi raccomando. Non posso togliere. Orecchini poi. E il trucco facciale. Queste comunque non mi fa togliere gli orecchini. Vabbè, se li fa togliere a casa. Cazzo, è live, lei, cagli occhi viola, mi dica un po'. No, no, sono naturali, mi ha fatto così, mamma. Sì, sì, certo. Ritiverino lei, nel senso. No. Lei, no, non li può mettere, signore. Questo c'è gli occhi neri. Non vedo niente. Questo c'è gli occhiali neri qua, ha fatto a pugni questo qua. Levati gli orecchini tu. Non me li fa, guarda. Vabbè, si sente? Sì, ti tiro le orecchie io, poi te li sto. Vai. Se vuoi tranquilli, farei dall'abitudine a sentire il vice capitano usare questi capelli. Signorina, cosa sono questi capelli? Sono capelli. No, la mezza non rompere, sempre. Zitta tu, banner, o ti raso a zero. Cosa sono questi capelli? Come ha fatto, già successo tempo fa che era andato a zero. Chieda alla collega rossa che fine hanno fatto i suoi capelli, che è finita ad essere a tempesta per 2 settimane. Ah, ma cosa sono sti capelli, signorina? Mi risponda. Ma pure che fine ha fatto la voce? Ah, c'è anche Lopez, che fine avevi fatto tu? Ah, scusa, smagnacciare in giro? Sono andato. Sì, certo, non faccio la vacanza. Non parla questa? Hai perso la lingua? Sì. Perché? Sì, parlo, signora. Ah, cosa sono questi capelli? Mi dica. Sono dei capelli. Sono dei capelli, di un colore per niente naturale, immagino, giusto? Sì, signora. Ok, cosa facciamo quindi appena finiamo l'accademia oggi? Li cambio. Perfetto, ottima risposta, complimenti. Già sei innamorato. Esatto. Come dicevo, signori, vi abituerete a queste cose fatte dal vice, soprattutto al fatto che è uno scammer, io ci sono abituato ogni giorno della mia vita. Anzi, oggi è pure tranquillo. Tanto alla fine non vi fa mai niente, bene, quindi non vi preoccupate. Tolga gli occhiali, per favore. Bene, vice capitano, faccia qualcosa di utile invece di parlare e blatterare. Salve. Questi tatuaggi sul collo se li deve coprire, chiaro? Va bene. Sì, già detto. C'è uno che aveva un ragno sulla guancia. Chi è? Non lo so. Mezzogiorno, vero? Ieri un po' l'ha tolto, mi sa, ieri l'ha tolto. Chi è che aveva il ragno sulla guancia? Non c'è? Non c'è presente, ieri c'era. Vice, posso farmi un ragno sulla guancia? Tu provaci, poi te lo tocco col coltello, però. Ok, scusi. Signori, regola numero 1 del dipartimento, non fate incazzare il vice. Qual è il suo nome, lei? Lei come si chiama? Sì. Nicolas Pergutus. Nicolas? Pergutus. Pergutus? Tata. Sì, come mai non è divisa come tutti gli altri? Ieri purtroppo. Sono posso farmi uno set skin perché mi sono buttato al PG. Un set skin? Il numero della divisa. Guarda che un set skin ti fa da 0 PG, Scaffale. Non ricordo dove. Scrivimi su Discord comunque. Signore. Poi prima è venuto default, qual è questo? Signorina, qual è il suo nome? Eccola. Megan. Megan, cognome? Questo qua. Benevento. Banner, sta zitta, la prossima volta saltare fuori. Come? Chiedo scusa. Beneventi. Beneventi, cosa la porta qui in centrale? Mi dica.
mi piacerebbe fermare i criminali aiutando i miei colleghi. Ha mai fatto questo lavoro prima d'ora? In altre città sì. Quanti anni ha fatto di servizio? 2. Quindi lei si reputa preparata? Abbastanza. Questo qui, questo pappagallino qua col cristino, come si chiama? Giuseppe. Giuseppe? Mm-hmm. Cognome? Silva. Quella è la porta da queste parti. Hai capito, Silva? Effettivamente l'ha cadetto. Si spiega tutto. La smettete di urlare lì dietro? Come invece? State urlando. No, non è vero, assolutamente no. Volevo avere successo Strife nel dipartimento. Dica. Una, chiedo scusa un attimo. Due giri di campo qui del capannone. Non c'è problema, li faccio volentieri con i cadetti però. Vai. No, no, inizia, vai. Bene, arrivederci. Dicevi? Mi è piaciuto. Quindi lei ha già fatto esperienza in polizia o no? Sì. Quanti anni di servizio ha fatto? 2 come la signorina. 2 come la signorina? Quindi presumo che lei abbia già un'esperienza pregressa riguardo codici, riguardo come comportarsi nelle diverse situazioni, giusto? Faccio un passo avanti, venga. Quindi lei si reputa preparato quanto da un'amicizia riguardo nel campo? Berna, tipo quella che è 7? 7 è un numero abbastanza alto, Lo vediamo subito se lei è da 7. Bene, mi dica che tipo di pattuglie abbiamo allora all'interno del dipartimento, come si suddividono, come vengono chiamate, ogni pattuglia da che cosa è formata, eventualmente i codici che vengono utilizzati in pattuglia, in che maniera e in che contesto. Prego. C'è la Dodge. Poi c'è siamo la... già scesi a 6, poi e ora non ricordo i nomi delle macchine. I nomi delle macchine, ma qui si parla di nomi delle pattuglie. Non mi serve sapere che cazzo di modello è la volante, chiaro? Questo non è un 7, questo è 1, ma proprio un 1 tirato, torni a posto. Lei, come si chiama? Quale non la differenza? Sento. Come? Perfetto. Non l'ho sentita. Parla con me o parla con... No, sto parlando con lo sportello dietro di lei. Aspetta. Come si chiama? Jack Pitt. Jack Pitt, ha già lavorato in polizia? A New York, che sta trasferimento qui. Quanti anni ha fatto a New York, mi dica? 4. 4? Ah, 4 anni, un po' esperienziato. Quanto si è reputa preparato da una 10 lei? In questa città 0. Bravo, ottima risposta. Uno che è consapevole di essere un asino, mi piace. Torni a posto. Grazie, signora. Lei con problemi di occhi, mi dica. Come si chiama? Marco Mattei. Marco Mattei. Quanti anni ha fatto dei servizi di polizia? Presumo... No, 9 esperienze. Con questi occhi dove vuole andare? Dopo tutto, no. Perfetto. C'è qualcun altro che ha avuto esperienze in polizia di voi? Alzi le mani. Lei con i capelli bianchi, quanti anni ha fatto? Io? Quasi 4. Quasi 4. Quando si è reputa preparato in materia da 1 a 10? In questa città 3-4. E anche 4. Grazie per è un bel numero alto 4 comunque, Quindi deve sapere comunque già qualcosina. Sì, venga, vabbè, faccio passare avanti che non mordo. Mi sa dire quindi, se già 4, quando uno si becca un 4, o perlomeno si valuta come 4, dovrebbe conoscere almeno quelle che sono i concetti base di una pattuglia, no? Cioè, lì è il base il 6, signore. Beh, ma un 4 un minimo si sa sempre, almeno 2-3 domande si risponde. Il 6 dal momento in cui si rispondono almeno a 6-7-8 domande, se vogliamo essere gentili. Esatto, sì, più o meno così. Quindi, mi sa dire lei quali sono i tipi di pattuglie che abbiamo all'interno della polizia, come si chiama? Ah, c'è la pattuglia, allora, la super veloce, la forestale, la cittadina. La forestale non è di appartenenza nostra, la forestale è semplicemente affidata ai park ranger, che è un'altra cosa, al di là dello sceriffato della polizia. Capisco. La super veloce cosa intende lei per la super veloce? Le Lamborghini. Che si chiamano comunemente stradali. Sì.
Perché vengono utilizzate le stradali? In che circostanze? In quali condizioni? Gare clandestine oppure operazioni che richiedono pattuglie con un'alta velocità. Operazioni Giovanni, del tipo... Giovanni, io sono il folle. Ah, del tipo gare stradali. Mm-hmm. L'ha già detto. Oppure, vabbè, inseguimenti di un veicolo, diciamo, molto veloce. Molto brevemente, trasporto di organi in caso di estrema necessità in cui l'ospedale lo richiede. Sì. Ok? Poi quali altri di pattuglia abbiamo oltre le stradali? Ah, la civetta, la borghese. Volevo dire la borghese. La borghese? Sì. Ok, poi? Poi non me ne vengono in mente altre. Se ne dico moto, cosa mi sa dire? Ah sì, la BF 400. Siamo sicuri che l'SD ha 4? Detto 3 e 4. Ah? Boh, credi sì. Per me non è né un 3 né un 4 il suo. Ok. Torni a posto. Chi altro è che si sentiva preparato in materia? Ehi, biondino, venga qua, Pucino Pio, faccio passo avanti. Er Gabretto, grazie per il follow. Quanti mesi hai operato anni in polizia precedentemente in altri dipartimenti? 2 anni in una vecchia città. Quando si reputa preparato da una 10? 0, per questo mi sono arruolato per imparare ancora di più in questa città. Bravo, torna a posto allora, Sommaro. Grazie per il follow. Lei con i capelli neri, Twitch, come si chiama? Oito. Antonio. Antonio? Antonio Rago, mi sento. Antonio Drago? Rago. Ah, Rago. Okay. Motoriciani la vedo dura, Gamberetto. Quando sei reputa preparato da un stream, indice. Grazie per il follow, per un 4. Ho operato 2 anni a New York. Mi sono trasferito qui da poco. Ok. Mi dica un po' allora, visto che lei si reputa un 4, no? Sì. Mi dica le unità composte del dipartimento, quali possono essere. Ciao stream. Dipende dalla tua voce. Le unità composte dal dipartimento? Sì, da quante e quali unità è composto il dipartimento di base? Urli, così sentono tutti quanto ignorante. Prego. No, non saprei. Non so rispondere a questa domanda. Ok, stiamo scendendo a un 3. Proseguiamo avanti. Che sì. Tipo di pattuglie abbiamo all'interno del dipartimento? No, non puoi modificare la voce, Gabriele. Madam è un attack. Madam è? Madam è un attack. Cos'è? L'attack è l'acronimo di? È task force. Operativo. No. No. TAC, qualcuno sa qual è l'acronimo di TAC? Nessuno? Voi dietro di me sapete cosa significa TAC? E non quella che facciamo in ospedale, sia chiaro, eh? Nessuno? Somari anche quelli all'interno del dipartimento, veramente? C'ho un po' di mal di testa. E non, non cercate su Google perché tanto lo capisco. Deve essere una cosa. Mamma mia, riesco a parlare. Tactical Access Communication, Somari. E sapete perché si dice Tactical Access Communication e viene suddivisa in TAC con installazione radio? Nessuno di voi lo sa? Non lo so, Gabretto. Non ho capito la domanda, non si è sentito bene. L'acronimo di TAC ho chiesto, e ve l'ho già anche detto, quindi strutturate le orecchie e ricordatevelo, perché questo ve lo richiederò più avanti. Chiaro? Non ne ho idea. Comunque, non siamo a 3, qua siamo a 2, signore. Va bene, sì. Quindi, vabbè. In quali casi e in che modo va utilizzato un taser? Se sempre se sa che cos'è un taser a questo punto. Sì, il taser va utilizzato in situazioni, ad esempio, per placare una rissa cittadina. Come ad esempio. Quindi situazioni in cui bisogna passo per passo. Sì. Cosa fa lei? Allora, io nel caso in cui noto che ci sono dei disguidi tra due cittadini e noto che questi disguidi verbalmente non si riescono a risolvere e la situazione sta diciamo avanzando in uno stato che diventa implacabile, devo ricorrere ad neutralizzare il soggetto, ovviamente preservando la sua vita, quindi utilizzando un taser. Quindi lì, in poche parole, ha detto che prende, estrae il taser e neutralizza lo stile, giusto? Sì, nel caso in cui la situazione diventa implacabile, sì. In che modo però la situazione si rende conto che è implacabile?
nel momento in cui magari vengono aggrediti anche altri cittadini oppure il soggetto aggredisce anche me. Allora, dal momento in cui voi vedete che c'è una situazione di rissa o comunque uno stile comunque continua alla fuga e vedete che con le parole non si blocca, la prima cosa che c'è da fare è estrarre il taser dalla fondina, urlare attentamente allo stile che sta scappando. Grazie, che se non si fermerà sarete costretti a utilizzarlo. Al secondo o terzo richiamo, se vedete che lo stile continua a scappare, in quel caso utilizzate il taser. Dopodiché che abbiamo neutralizzato lo stile con il taser e abbattuto, cosa facciamo? Prosegua Mister 4. E in base a ciò che ha commesso procedo all'arresto nel caso vi sia il bisogno, ecco, di attestarlo in caso di fuga o comunque dopo aver visto che come procede per un arresto. La prima cosa che faccio lo metto, diciamo, vicino a una volante o se non ho una a disposizione vicino al muro. No, ma dammi un attimo com'è. Yell anche in mirando. No, e gli devo andare. È qualcuno di voi lo sa? Mezzo, è un tipo avanti, sta tirando, no. Adesso lo fermo. Qual è la domanda? Lo portiamo via a centrale. Prima di procedere all'arresto, 403. Cosa facciamo? Il mio è già pronto, lo sa, alzi la mano. Sì. Ora. Quindi io parto via voi. No, non capita niente. Devo scappare ora, quindi non devo andare via. Città? No. Anch'io. Lei, quello che rosso, io adesso parlo un mezzo di come andare via. Comunque, qualcun altro, il più bravo viene con in pattuglia, lo facciamo. Lei, Mastro Lindo, mi dica. No, ma io stasera li fai già entrare. Stasera? No, errore. E che quando li vuoi far entrare? Ok, ok. La prima cosa che facciamo da utilizziamo un taser o un'arma e controllarci, e assicurarci della salute dello stile. Se vediamo che reagisce alle varie chiamate, okay, basta, comunque reagisce bene alle cose, si procede successivamente con l'arresto. Ok? Diversamente, se la persona presenta comunque scossatezza, stanchezza, non reagisce bene alle chiamate oppure con la torcia non ha reazione la pupilla, chiamiamo i medici. Dopo che i medici ci hanno assicurato che la salute dello stile risulta ok, procediamo con l'arresto leggendo i diritti. Dopo aver letto i diritti si fa una veloce perquisizione di quello che ha il soggetto addosso e poi dopo si carica nella volante. Ricordiamoci inoltre che i diritti non è obbligatorio leggerli sul posto, possiamo leggerli anche dentro la volante. Ciao, durante Lauren. Il tragitto, l'importante è che siano letti prima di approdare dentro la cella. Sono stato chiaro? Vicepresidente, venga un attimo. Io ho una domanda. Mi dica. No, venga un attimo. Aspetta. Dopo la domanda. Ma sbaglio o... cioè, per perquisire un soggetto non bisognerebbe prima chiedere se vorrà consentire alla perquisizione prima di... Se siamo in fase di arresto, no. Ok. Non c'è bisogno di chiedere, a meno che ci troviamo nelle condizioni in cui noi siamo maschietti e abbiamo da arrestare una signorina. Prima di arrestare la signorina e prima di perquisire la signorina dopo averla manettata, si chiede se abbiamo il suo permesso per poterla perquisire oppure necessita di supporto di una collega donna. Chiaro? Sì. Vice, permette una precisazione? Un attimo, lo parlo al vice, venga. Io devo, okay, io devo andare, quindi se vuoi concludere davanti te, fai te avanti qualche cosa. Se avete concluso, li possiamo anche lasciare. No, perché le cose tipo questo tipo qui che hai spiegato te ancora non c'eravamo arrivati a spiegarle. Se vuoi qua. Nel momento in cui si utilizza in quindi se vuoi fare un po' di corso qua ancora te. Praticamente oggi è la parte pratica. Ci hanno sparato numerose scarichette. Mi interessa, sono sommari. Comunque, spiegati qualcosa ancora se vuoi, poi io adesso devo andare, quindi ci vediamo stasera. Ho chiesto al comandante, dalle 10 alle 11 avremo l'ora. Allora libera, ok? Scusa, perché appunto se è arrivata alla terza scarica rischia di andare in arresto cardiaco. Ecco. Se ti ho detto di stare zitto, perché parli? Stavo spiegando una cosa, vi. Ti ho detto di no, e no, devi stare zitto, chiaro? Non dovete fare come cazzo volete, come il collega alle mie spalle, perché il collega si è appena beccato un richiamo per insubordinazione e quindi non prendete esempio me da lui, sono stato chiaro? Ricevuto. Quindi, quando vi dicono di stare zitti, voi cosa fate? State zitti. Stiamo zitti. Perfetto. Quando vi dicono di non fare determinate cose, voi cosa fate? No, le facciamo. E chi invece fa le cose quando non le deve fare, cosa gli succede? Si piglia un richiamo. Molto bene. Vedo che una testa ce l'avete per pensare e per ragionare con la vostra mente. Proseguiamo. Vabbè, io vado. Vuoi finire qualcosa, tu finisci pure, ok? Va poi bene. Le devi riportare al 403.
Ok. Ma dove li devi portare questi? Al 403 lì abbiamo. Perché da lì in fondo li avete fatti partire? Eh sì, perché era 217 in mezzo al centro dove parcheggiamo le auto loro, quindi abbiamo fatti venire di c'è il garage interno nostro? No, 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 facciamo fatti venire la 403 che è più comoda come centrale. Ma li mandavi a quel punto alla 143? La 143 per... il problema è che un cretino ci ha detto che non c'era più e banner c'è cascata. Quindi... ma c'è il garage comunque. quindi Banner crede al lupo. Banner crede al primo che conosce, quindi vabbè, abbiamo spostato al 403. Ah, boh, io vado, quindi a più tardi. Salutate il tenente, forse. Signori, buona serata a tutti. Per le buona assunzioni, serata, se mai ci saranno, vi faremo sapere solo sull'applicativo. Il cadetto Esposito, cioè. E poi dopo. Eccomi, riguardo il caso sera dalle 22 alle 23 avremo l'ora libera, ok? Hai detto comandante. Senza rapine, senza azioni, ok? Capito mezzo? Va bene, Smith. A posto, ciao. Io? Arrivederci. 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 Boh, ragazzi, io stacco qui la live. Vi ringrazio tanto per essere con me. Mi ricordo di fare punto schematico comandi. Vedere i comandi. Punto schematico YT, vedere il canale YouTube. E punto schematico Discord, Facebook e il mio server Discord. Vi ringrazio ancora tanto per essere stati qui con me. E ci vediamo alla prossima. Ciao.